dicono che non li abbiano mai visti mollare. Dicono che per piegarli servono 100 colpi e 100 sventure. Dicono che quando sembrano chinare il capo si debbano temere. Ancora di più, perché quello è il momento della riscossa della Juventus. In zona Tudor, si alza Tudor, si alzano un po' tutti, poi Alessio, Tacchinaldi, 2-1, palla verso Lupadelli, l'anticipo la rete di Igor. Alessandro Del Piero, finta e controfinta, palla sulla destra, l'intellare a pallone, toccato da Del Piero con una maestria incredibile, finisce dentro lo sacco, grandissimo gol di Alessandro Del Piero. La Juve sta perdendo al Tardini. Un cross velenoso di Sousa ristabilisce l'equilibrio, ma per il sorpasso ci vuole penna bianca. Attenzione, c'è un po' di imprecisione. Attenzione, attenzione, gol! Gol! Un tuffo da Cineteca e un rigore. Ecco il doppio sigillo di Ravanelli. Ravanelli porta in vantaggio la Juventus. Gol di Fabrizio Ravanelli. Il
il Bologna prova a rovinare la festa a scudetto, ma c'è chi dice no. Sul tricolore numero 25 il sigillo di Filippo Inzaghi. Lancio filtrante per lui, il cross di prima del francese ed è il pareggio, quello di Super Filippo Inzaghi. Via centrali con Del Piero, Zidane, Inzaghi, posizione regolare, Inzaghi in area, rete! Fonseca, buono il controllo, evita Tarantino, il suo cross, rete, ancora lui, Super Filippo Inzaghi. Semifinale UEFA, la Juve sotto di un gol è praticamente fuori, c'è bisogno del genio dei campioni. Riesce comunque a crossare Baggio davanti al portiere, gol! Un gol per tenere vive le speranze e una perla a tempo scaduto per volare in finale. Firmato Roberto Baggio. Grandissima giocata di Roberto Baggio che ha incrociato, ha messo la palla nell'angolino laddove nulla poteva il portiere.